un sindacato deve saper cogliere quando si conclude almeno una fase del negoziato, quando ci sono risultati positivi deve saperli cogliere e portare immediatamente a casa quello che giustamente i lavoratori si sono prefissi attraverso quell'accordo. 7 miliardi sulla previdenza in 3 anni, ulteriori 300 milioni per il blocco dell'aspettativa di vita. Nessuno potrà mai convincermi che non dovevamo cogliere queste risorse a tutela di chi rappresentiamo e spostare tutto in mare aperto tra un anno alla prossima finanziaria. Oggi a Cuneo incontriamo tantissimi delegati di questa importante provincia. Questa iniziativa segue quella tenuta qualche giorno fa, il giorno 30 di novembre a Torino, con una presenza di oltre 700 delegati di Liguria, Val d'Aosta, per l'appunto Piemonte. Sono iniziative che occorrono per fare un po' di chiarezza e soprattutto per dire la verità su ciò che è stata questa lunga, difficile, direi estenuante trattativa col governo. Certo sui temi della previdenza, ma sicuramente anche sui temi della legge di bilancio, lavoro, povertà, giovani, mezzogiorno e anche perché no previdenza. C'è stata una prima fase, c'è stata una seconda e noi diciamo che ce ne dovrà essere un'altra fase. Ricacciare e cancellare le cose ottenute non servirà ad ottenere di più, perché questo governo è a fine legislatura e trattare col governo che ci sarà, non sappiamo quale, era estremamente pericoloso per tutte quelle persone che sono state o saranno beneficiate dagli accordi raggiunti. Dopo questi anni di crisi che hanno colpito duramente anche il nostro territorio, la provincia di Cuneo sta recuperando una propria identità economica e sociale, sicuramente legata ad una manifattura di qualità, sicuramente legata alla valorizzazione del territorio, all'enogastronomia e al turismo. È chiaro che purtroppo questa identità non si sta ancora riflettendo in modo consistente sui posti di lavoro. Crescono le assunzioni, ma sono quasi sempre contratti di assunzione a termine. Sicuramente il futuro non è ancora un futuro che presuppone un mercato del lavoro più stabile e più forte. Sicuramente per la CISL è stata una chiave importante lavorare nel territorio per difendere i posti di lavoro e nello stesso tempo per migliorare anche la nostra presenza territoriale con le nostre sedi che si sono sviluppate in questi anni e hanno offerto servizi più consolidati. Io penso che quanto è stato fatto in questi giorni dalla CISL in particolare sia stata una cosa positiva, perché un governo con le valigie in mano, 4 mesi quasi di scadenza, bisognava portare a casa il possibile. Rimane molto lavoro da fare, bisogna intervenire sulle pensioni dei giovani, quelli che vanno in contributivo, bisogna intervenire sulle mamme che lavorano, bisogna intervenire sulle pensioni della riforma Fornero che hanno un meccanismo, un automatismo che tutte le volte aumenta. Quando si diventa più vecchi e le industrie chiedono più produttività, più resa, più reattività, e questa cosa non va bene, è un meccanismo che prima o poi rischierà di esplodere con danni gravissimi per tutti. Condivido l'argomentazione sulle pensioni degli ultimi mesi portate dalla CISL, senza ombra di dubbio. Naturalmente mi piacerebbe entrare nel dettaglio delle commissioni per cercare di capire i veri protetti quali sono, perché nel pubblico impiego ancora oggi ci sono delle difficoltà nel capire quali sono le figure che rientrano e quali non rientrano, perché se guardo, io nasco come infermiere, se guardo l'aspetto dei sanitari diventa difficile comprendere quali sono quelli che possono essere esonerati e quali non verranno esonerati. Diciamo che questa è la cosa che mi spaventa di più. E in questo anno di trattative mi sembra che la CISL si sia comportata nel modo giusto, che è giusto arrivare a un compromesso, sempre a cercare un accordo, di andare avanti. Molti dicono che sono briciole portate a casa, non la vedo proprio così. È vero che per noi lavoratori è una cosa molto difficile andare avanti, poi vabbè, io faccio parte della categoria tra quelle 15 che fortunatamente andranno in pensione, non avranno questo slittamento per quanto riguarda la pensione.
però la vedo comunque dura. Lavoro nel sociale da tantissimi anni e il fatto di pensare alla pensione la vedo ancora come una cosa molto molto lontana. Cerco di vivere la giornata senza pensare al mio futuro.